Romano Prodi è un sicario che ha distrutto le imprese italiane, sia pubbliche che private. Nel caso del, di queste ultime l'ha fatto consegnando tutta l'Italia a una moneta tedesca, l'euro. I disastri collettivi italiani che ne sono seguiti non sono calcolabili, né raccontabili. Soprattutto per me, quello che mi colpisce, se pensiamo ai milioni di casi di sofferenze individuali persone nei condomini nelle case dei, dei paesi delle città nel campo della salute del lavoro della distruzione di nuclei familiari per penuria disoccupazione se pensiamo alle speranze poi dei giovani dei nostri figli prodi lo ha fatto di proposito qui mentre dall'altra parte del mondo in cina romano prodi loda il sistema cinese che fa l'esatto contrario di quello che ci viene predicato, cioè l'austerità. Prodi fa consulenza in Cina nel consiglio d'amministrazione del Boao Forum, è il, la, sostanzialmente la Davos cinese e è nel consiglio d'amministrazione della più prestigiosa scuola di economia uh, cinese a Shanghai, la China Europe International Business School. Oggi il presidente Xi Jinping vede la Cina rallentare, neanche in recessione, rallentare. Ha deciso di tagliare 90 miliardi di dollari di tasse alle aziende cinesi mozzando la testa all'IVA senza pietà, all'IVA. Zac. E ha deciso un aumento di deficit. Anche quello, senza pensarci un secondo. Prodi lo ha definito un campione dell'economia libera. Chiedetevi cosa direbbe al nostro governo questo sicario cane se oggi osasse imitare pari pari cinesi per salvare te che stai ascoltando il tuo lavoro e i tuoi figli. Un uomo così è un criminale di massa, e un doppio giochista da vomitare e andrebbe fucilato dopo regolare il processo, lo sottoscrivo.